È stata fissata per il 29 giugno prossimo l'udienza preliminare davanti al CUP di Catanzaro dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla direzione statuale antimafia di Catanzaro per l'omicidio di Francesco Vangeli, il 26enne di Scaliti di Filandari, ucciso la notte del 9 ottobre del 2018 a San Giovanni di Mileto ed il cui corpo non è mai stato ritrovato. Tutti a processo, i fratelli Prostemo, l'ex fidanzata e due dei suoi migliori amici. Questa è la richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro dopo aver chiuso le indagini sull'atroce omicidio di Francesco Vangeli, condotte sul campo dai carabinieri del NORB della compagnia di Vibo Valentia, arrivando al punto di svolta con l'individuazione dei presunti esecutori materiali del delitto e il movente che avrebbe portato all'omicidio. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda i fratelli Antonio e Giuseppe Prostemo, 31 e 35 anni, ritenuti esponenti di spicco dell'omonima famiglia di 'ndrangheta gravitante a San Giovanni di Mileto, ed anche la fidanzata di Vangeli, Alessia Pesce, 21 anni, di Filandari ma residente anche lei a San Giovanni di Mileto. I due amici della vittima, Alessio Porretta, 24 anni, di Filandari, e Fausto Signoretta, 29 anni, di Jonadi. Secondo l'accusa, Francesco Vangeli sarebbe stato attirato in un tranello, ferito mortalmente con un colpo di fucile, chiuso in un sacco di plastica e ancora agonizzante gettato nel fiume Mesima. Ad uccidere Vangeli sarebbero stati i due fratelli di San Giovanni di Mileto, Antonio e Giuseppe Prostemo, che avrebbero agito in concorso con altre due persone ancora in fase di identificazione. Sono accusati a vario titolo di una sfilza di reati, tutti aggravati dal metodo mafioso: omicidio, distruzione e soppressione di cadavere, oltre a minacce e detenzione di arma clandestina. I fatti si sono consumati tra il pomeriggio e la sera del 9 ottobre 2018. Vangeli è stato attirato con un pretesto nella casa di Antonio Giuseppe Prostemo a San Giovanni di Mileto. Qui sarebbe stato ferito da un colpo di fucile, rinchiuso in un sacco nero di plastica e ancora moribondo, trasportato a bordo della sua auto nei pressi del fiume Mesima, dove è stato gettato prima ancora di morire. Quindi i suoi presunti assassini hanno bruciato l'auto nel tentativo di cancellare quante più tracce possibili. Tra gli imputati figura pure Alessia Pesce, la giovane donna contesa da Antonio Prostemo e Francesco Vangeli. Uno dei moventi dell'omicidio, probabilmente il principale, sarebbe stato proprio questo. La ventunenne, che oggi vive a San Giovanni di Mileto, è accusata di aver reso delle false dichiarazioni al pubblico ministero nel tentativo di depistare le indagini. La Pesce sarebbe stata anche brutalmente percossa da Antonio Prostemo, che per questo motivo è accusato anche di maltrattamenti in famiglia. Un ruolo fondamentale lo avrebbero rivestito due amici di Vangeli, Alessio Porretta e Fausto Signoretta, entrambi accusati di favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso. Il primo avrebbe accompagnato la vittima a San Giovanni di Mileto a bordo della Ford Fiesta, poi data alle fiamme.